Non c'è due senza tre, ma una riunione informale con tutti i consiglieri aretini dovrebbe evitare che si concretizzi l'antico proverbio nell'aula del Consiglio Comunale aretino. La riunione l'avrebbe indetta il vice sindaco Stefano Gasperini per illustrare più nel dettaglio la pratica di Quarata, quella per capirsi che per due volte consecutive ha fatto mancare il numero legale in Consiglio Comunale. Si tratta di una concessione di scavo per ulteriori 5.283 metri quadrati, in cambio della riqualificazione ambientale di 59.000 metri quadrati di terreno esausto. La riunione sarebbe in calendario per giovedì 20 febbraio, ma la sensazione è che la maggioranza di Palazzo Cavallo debba faticare non poco per portare a casa il risultato. Ne è la prova la presa di posizione del consigliere 5 Stelle Daniele Farzetti, che conferma la netta opposizione alla pratica e aggiunge: «Se dobbiamo ragionare in punta di regolamenti, pensiamo che i proprietari dei lotti in oggetto sarebbero già obbligati a riportare a migliori condizioni quei terreni. Il sindaco potrebbe semplicemente emanare un'ordinanza e la cosa si risolverebbe senza ulteriori aggravi». Farzetti ricorda poi la profonda spaccatura all'interno del PD proprio su questa pratica. Il consigliere Rodolfo Rossi nell'ultimo consiglio ha infatti abbandonato l'aula. Tra i favorevoli c'è invece il consigliere Pila De Nofri, che ricorda come gli inerti che si ricavano dall'attività estrattiva siano invece necessari. È ingeneroso parlare in questo modo da parte dell'opposizione in un momento che la città deve ritrovare le condizioni per portare lavoro a tutti. Non è possibile poterlo fare. Il fatto di poter cercare una porzione di territorio tanto piccolo quanto potrebbe essere nelle necessità effettive per poter far lavorare quelle piccole imprese che stanno facendo ristrutturazione o tamponamenti in certi posti della città che tutti rivendicano che vengano a mancare. Perciò il materiale essenziale per fare questo tipo di lavoro dove viene ricavato? Ecco qui la domanda, vorrei che mi rispondesse l'opposizione. Allora, la consapevolezza da parte del sindaco e il vice sindaco di ricavare una porzione che è appena di 5.000 metri per soddisfare tutte queste esigenze è calcolata nella necessità e nel rispetto del territorio. Perciò vengono pure in consiglio comunale a avanzare altre proposte, però mi dicono dove si comincia a far rilavorare queste piccole imprese.